Coach, si va a Ragusa con l'obiettivo di dimenticare le ultime due sconfitte? Ma si va a Ragusa cercando... Le sconfitte non vanno mai dimenticate, dobbiamo ritrovarci, dobbiamo ritrovare quella spensieratezza del nostro gioco che poco prima di Natale avevamo avuto la percezione di aver raggiunto una leggera maturità che in parte è venuta fuori anche contro Napoli e contro Vigarano, ma non abbiamo avuto quell'istinto da killer nell'uccidere tutte e due le partite, perse a un minuto dalla fine, perse per episodi finali, ma che durante lo svolgimento della gara non eravamo riusciti a dare la zampata giusta, per cui diciamo che ci dobbiamo ritrovare in questo, dobbiamo sapendo che chiaramente andiamo in casa della capolista, in casa della squadra in battuta e che chiaramente il pronostico è nettamente a favore della squadra siciliana, ma in questo noi non dobbiamo pensare sempre agli avversari, ma dobbiamo continuare a pensare a noi. E da allora che partita deve fare la Tecmania Battipaglia? Ah, la Tecmania, senza pensare ai nomi della squadra avversaria, al blasone, alla classifica, una partita dove velocità e spensieratezza, come ho detto prima, deve essere alla nostra portata. Non possiamo giocare di... se abbassiamo i ritmi abbiamo non un vantaggio, già loro hanno grandi vantaggi, se abbassiamo anche il ritmo questi vantaggi si raddoppiano, dobbiamo giocare quello che è la tipologia del gioco che abbiamo dalla prima giornata provato ad esprimere dentro il campo. Qualche volta ci è riuscito molto bene, altre volte non benissimo, ricordandoci anche di un buonissimo secondo tempo giocato testa a testa nella partita di andata, e credo che quello sia l'obiettivo principale in questo girone di ritorno, quando riaffronteremo, e domenica ci ritroveremo di fronte, le squadre più blasonate.